Allora, la manifestazione, l'avvio della campagna elettorale della lista comunista avviene a due settimane circa, 11-12 giorni dopo il terremoto in Abruzzo. Abbiamo qui Marco che è impegnato nelle brigate di solidarietà attiva che sono organizzate da Rifondazione Comunista per prestare assistenza e soccorso alla popolazione colpita dal terremoto. Qual è l'esperienza, qual è il ruolo che svolgete lì in Abruzzo? Ma l'esperienza è quella di sentirsi partecipi e solidali delle popolazioni che hanno subito il sisma. Diciamo che è partito tutto quanto da lunedì mattina, appresa la notizia di quello che era successo, la sensibilità che abbiamo come comunisti ci ha spinto a organizzarci. All'inizio dovevamo partire con un furgone e qualcosa da mangiare, siamo arrivati su alla fine con quattro furgoni pieni da mangiare e una cucina da campo completamente attrezzata. Arrivati su la situazione era pressoché indicibile, la protezione civile completamente priva di un fondamento di organizzazione, camion fatti parcheggiare di qua e di là pieni di tende che non sapevano dove farli scaricare, la popolazione che era nelle strade non mangiava dalla mattina e noi in automatico siamo riusciti prima a metterci d'accordo con l'esercito italiano, abbiamo fatto un pezzo di cucina con loro, poi siamo riusciti a ottenere il campo di Tempera, frazione montana dell'Aquila, dove siamo andati, abbiamo allestito il nostro campo, la popolazione insomma era lì che noi siamo arrivati. Quante persone assistete? Allora, il campo di Tempera erano più di 500 persone più due campi, quindi ne facciamo 1000 i primi due giorni. Adesso ci hanno spostato al campo di San Biagio in Tempera e ci sono più o meno 300 persone, tra cui bambini, e quindi abbiamo creato anche un asilo, un piccolo spazio ludico per i giovani. E lì comunque cerchi anche di dare, oltre che da lì a cucinare, che sarebbe una stupida e solamente gara di solidarietà, cercate di farli autogestire in qualche maniera, provarli a organizzarli in comitato di gestione del campo, fargli fare un portavoce, cominciargli a parlare che devono mettere voce sulla ricostruzione dell'Aquila e quindi andare in tutti i campi e parlargli che devono organizzarsi in comitati di ricostruzione. Questo è il lavoro solidale che possiamo fare. Oltre a quello sì, di andare su, averci i mezzi per portargli un po' di conforto, sia caldo che alimentare, perché noi grazie ad alcuni operai abbiamo rimediato delle coperte più calde, più o meno 500 coperte misto pile, che quelle da protezione civile sono molto leggere, anche se sti ragazzi da protezione civile loro se danno da fa tanto, però quando gli levano i soldi, questo è... Quale messaggio vuoi lanciare a tutti i compagni e le compagne della lista comunista per il terremoto in Abruzzo? Cosa possiamo fare? Cosa possono fare? Che questo è un mezzo solidale per stare vicino a chiunque. E è servita una cosa le brigate, sicuramente non dico che chi ci ha visto là magari il 6 e il 7 ci voterà, però abbiamo ricostruito all'interno di noi comunisti una collettività. Grazie.